riuscite memoriale di Gotti Tedeschi, in cui lui ha raccolto anche tutte le sue mail, improvvisamente il grande pubblico scopre l'intenso scambio, proprio perché il grande pubblico ha paura scarsa. L'intenso scambio fra Vaticano, anzi Stato del Vaticano, e Italia, politica italiana, c'è stato perché nella natura delle cose, cioè che non dimentichiamo, noi abbiamo preso Ginetta, abbiamo avuto un'Italia che ha occupato lo Stato, quindi riducendo poi i confini ristrettissimi che sono quelli del Vaticano, e non dimentichiamo che l'Italia è l'unico paese al mondo che ha un concordato. Un concordato presuppone che ci siano due parti che si mettono d'accordo, per cui i rapporti fra Vaticano, fra Santa Sede e Italia sono necessariamente stretti e frequenti. Al di là delle mail di volte tedeschi che magari possono cominciare, come dire, distorsioni del rapporto, è chiaro che sull'Italia questo tipo di concordato, pur non essendo uno stato religioso, ha sempre pesato, probabilmente continuerà a pesare, anche perché, in Italia c'è stato, e in qualche modo c'è tuttora, perché lo vediamo dentro il PD, un partito cattolico molto forte, molto potente, molto protagonista della vita nazionale dalla Resistenza in poi, lui che ha costruito questo Stato. È chiaro che poi il cattolico ha una sua doppia obbedienza, l'obbedienza sulla coscienza è vero, il suo credo religioso, l'obbedienza sullo Stato, però in qualche modo non è che hanno tutti la statura di grande statistico, potrebbero essere Struzzo, Degasperi, personaggi diciamo, di eccellenza. Questo espone al rischio, nella storia stessa, nella natura stessa dei rapporti, che espone al rischio d'Italia. Noi abbiamo nella storia dei rapporti fra Vaticano e Stato italiano, abbiamo una forte presenza dei papi. Dico, pensiamo soltanto dalla Resistenza in poi, il ruolo di Pascelli è stato fondamentale sia per liberare, affiancare chi in Italia voleva liberare l'Italia dal nazifascismo, sia per affermare il ruolo della Democrazia Cristiana, non dimentichiamo la scomunica comunistica, che ha pesato molto sulla politica di questo paese. Così come il ruolo di Giovanni XXIII è stato molto forte nella riscoperta della dottrina sociale, siamo a ridosso del boom economico, per cui a ridosso del movimento che abbiamo portato, per esempio, allo Statuto dei lavoratori, a diversi padri, alcuni sicuramente erano cristiani. Un forte ruolo ha avuto Paolo VI, nel bene e nel male. Pensiamo ai rapporti tra Paolo VI e Silvio, ma pensiamo anche a Paolo VI che si ginocchia alla Brigate Rosse per tentare di salvare la memoria. Con la teoria dei papi stranieri questo rapporto si è un attimo complicato e diventato più complesso. Oggi siamo arrivati con Francesco a una situazione in cui il Vaticano non è più italiano. Ossia, la Santa Sede sta accidentalmente a Roma, ma se fosse a Shanghai sarebbe la stessa cosa. Questa rottura è già operata Ratzinger. Ratzinger è stato in qualche modo il primo papa della Chiesa Universale, perché anche Giovanni Paolo II in qualche modo era molto dipendente dalla politica della finanza italiana. Pensiamo allo scandalo a tutti i coinvolgimenti della Chiesa, eccetera, eccetera. Si è arrivati oggi con Francesco a una situazione in cui lui lo ha dichiarato con grande chiarezza in Brasile, ha chiesto alla Chiesa di essere Chiesa delle periferie. Francesco si appresta a fare oggi una riforma della Curia. Prima della riforma della Curia ha nominato un nuovo segretario di Stato, Monsignor Pietro Parolin, che casualmente è italiano. Casualmente, ma è invece un diplomatico con una forte formazione e attenzione nelle periferie. Si è occupato all'inizio degli anni 90 del dossier Italia presso la Segreteria di Stato. Dopodiché la sua carriera si è sempre svolta verso le periferie e verso le periferie che più stanno a cuore a Francesco, nella tradizione genuina, peraltro, in Cina e Sud America.
caratteristiche vere e Bertone sono state assai complesse e come dire, molto italiane, nel senso che sono state, noi abbiamo avuto un periodo in cui la Chiesa italiana pensava di dover essere risarcita di non aver avuto un Papa, la speranza era che dopo 20 vita si tornasse a scegliere un Papa nella Conferenza Episcopale italiana, così non è stato, così non è stato neanche con successo, così probabilmente non sarà in un futuro molto prossimo. Ratzinger era poco attento alle questioni pratiche, molto più attento alle questioni teologiche dello spirito. A questo punto Bertone ha dovuto decidere come andare e ha scelto una maxima. Allora, se dovessi definire in tre parole, io parto dal Vaticano, che è un italiano, mettendole anche in una sequenza storica in qualche modo, sicuramente la parola concordata. Sicuramente la parola ingerenza e sicuramente la parola rispetto, nel senso che siamo passati appunto da un rapporto surreale a un rapporto con cui la Chiesa pesava molto, oggi viviamo